produrre lavoro per vendere prodotti ci vuole innovazione. L'innovazione è figlia delle relazioni interpersonali, le relazioni creano, danno creatività e la creatività fa il prodotto nuovo. Oggi vedremo un esempio, abbiamo ospite, oltre che un insigne personaggio di fama mondiale che rappresenta questo mondo, il mondo della lumaca, che è un mercato di nicchia ovviamente, ma che alimenta molte attività, che è stato anche amministratore, è vero? Che è stato amministratore, quindi ha vissuto questa realtà della piccola comunità e oggi con questi progetti diventano importanti. Sono laureato veterinario a Torino nel 1972, però quando mi sono laureato avevo una grande paura degli animali grossi, cavalli, bovini, ho detto ma io come faccio a fare questo lavoro, che poi questi mi danno dei calci, mi scartano, io devo fare un'altra cosa. E per caso in quel momento la regione Piemonte era stata la prima regione, ente pubblico, che aveva legiferato 6 mesi prima sulla protezione naturale dei molluschi di terra insieme a certi tipi di fiori, cioè per conservare la cosiddetta biodiversità. Si era fatta una legge che diceva non si possono raccogliere le lumache allo stato libero se non nella stagione in cui loro sono sottoterra, quindi impossibile. Da quella legge mi è venuta l'idea, ho detto ma se noi non possiamo più raccogliere le lumache, allora possiamo pensare se riusciamo a vedere, se riusciamo ad allevarle. E di lì nasce la parola elicicoltura, che non è allevamento di elici, ma coltivazione di elici, in cui prevale molto di più, pur essendo un veterinario, il discorso agronomico sul discorso zootecnico. Quindi praticamente, vista la biologia di questo animale, bisogna pensare di creare degli habitat il più naturali possibili, il più sereni possibili, molto vicini a quelli che questo mollusco trova in natura, e su questo terreno, su questo habitat far pascolare e quindi sfruttare la capacità riproduttiva degli elici, di questi lumache di terra che sono hanno una capacità riproduttiva molto molto elevata. Voi sapete sono degli ermafroditi insufficienti, cioè sono maschio e femmina contemporaneamente, ma non si autofecondano come certi insetti o animali inferiori, ma hanno bisogno dell'accoppiamento. Entrambi i soggetti, quindi due lumache, chiamiamo volgarmente lumache, anche se il termine fiorentino, quindi della nostra lingua, è chiocciole, però voi siete proprio in una zona in cui le chiamate lumache, il mantovano, il ferrarese, la lumaca la chiamano, la lumeca, la lumeca. E quindi io parlerò più tanto di lumache perché sono abituato anche in Piemonte a parlare in questo senso, però sappiate si deve sempre dire che ho il ciclo naturale, che è quello italiano, che è poi quello che è andato in giro per il mondo, perché alla fine di tutto, considerati tutti gli aspetti positivi e negativi, se è pur vero che ci sono più problemi per i nemici, per le condizioni climatiche, per le variazioni climatiche, l'allevamento all'aperto con vegetali e non con mangime è quello che economicamente ha più valore, perché il costo della produzione è estremamente basso a confronto a quello con alimentazione intensiva acquistata fuori azienda. Questo comporta quindi anche giuridicamente che l'elicicoltura è una produzione agricola a titolo principale, quindi il reddito di un allevamento di lumache è un reddito agricolo delle lumache di terra, che hanno solo due tipi di cellule. Una è la cellula del calcare, che è quella che costruisce la conchiglia, e questo è molto importante perché quando noi vendiamo, vendiamo anche conchiglia, quindi peso, e questa assorbe i carbonati soprattutto del terreno o i carbonati che noi abbiamo nella vegetazione e li trasforma in fosfato tricalcico, che è la base chimica strutturale della conchiglia. E poi c'è una serie non differenziata di cellule che sono più o meno tutte uguali, che lavorano, ma che lavorano senza specializzazione. Di conseguenza con l'alimento viene consumato, ma non avviene trasformazione. Oppure
Se noi diamo del mangime, questo sta capitando in certi allevamenti che hanno voluto cambiare il metodo di allevamento, noi portiamo del mangime concentrato, questi animali crescono, fanno una certa trasformazione, ma non in carne, mantengono l'acqua nelle cellule. Quindi cosa succede? Che quando noi macelliamo le macchie per farle morire, per produrre la carne, la parte che noi mangiamo, la parte edule, invece di rappresentare il 35-40% del peso iniziale, rappresenta l'8-10-15%, perché praticamente fanno quasi tutto da sole. Noi dobbiamo creare l'habitat, dobbiamo fare le semine, dobbiamo trasferire i piccoli da zone in cui c'è molta bava ed è passato un anno e le lumache hanno, diciamo, distrutto quello che era l'habitat pulito della vegetazione, su nuovi spazi in cui noi seminiamo erba senza più la bava. Facciamo le nuove motozappature, ci seminiamo sopra e in quel caso, appena abbiamo fatto il trasferimento, le lumache scoppiano, crescono molto veloci e quindi, come vedete, esiste il problema del lavoro, che è un determinato. Abbiamo l'Associazione Nazionale dei Agricoltori, conta circa 7.000 operatori in Italia, che sono raggruppati in questa associazione dell'AIA. Voi sapete che cos'è l'AIA? Credo di sì, l'Associazione Italiana Allevatori, che cos'è? La Confederazione Italiana degli Animali. Pensare che la bava di lumache vale molto di più delle lumache stesse. Sapete cos'è la bava delle lumache? Cioè, le lumache, quando le prendete in mano, vi lasciano lungo, no? Voi terra, la striscia. Allora, questa bava ha dei poteri enormi che vi verranno spiegati. Sembrava, io non ci avrei mai creduto, ho visto in questi anni crescere un interesse molto grande da parte di industrie farmaceutiche, perché questo bava ha un potere tampone, quindi antinfiammatorio, un potere di cicatrizzazione, un potere che può essere usato quindi nella farmacologia come sciroppo, come aiuto al mal di stomaco, a togliere delle infiammazioni. Ma la strada più grossa è quella del, e questa è anche quella dal punto di vista economico forse più interessante, perché più massiccia, è quella dell'utilizzo della bava per creme di bellezza, antirughe, miglioramento della pelle, miglioramento. Questo prodotto di base, che poi l'allantoina che c'è all'interno, ha qualche. Lì c'è tutto da parlare, c'è tutto da vedere, ci sono delle prospettive, secondo me, molto importanti, perché l'allevatore potrà avere due linee. La linea della produzione classica della carne per la gastronomia e la linea della produzione, attraverso tecniche particolari, della produzione della bava, non facendo morire le lumache, ma rimettendole in condizioni di poter continuare a crescere e quindi ottenere un duplice reddito da una produzione che può qualcuno, quando si parla di lumache, quasi sorride, ma può anche darsi che tra qualche anno qualcuno non sorrida più, ma sia veramente convinto. Adesso sentiamo 10 minuti l'imprenditore. Questa idea, e quindi ti presenti e descrivi questa attività, poi andiamo alla scienza, andiamo alla bava, perché in effetti la salute anche in periodo di crisi sarà un elemento importante che guiderà i segmenti ad alto prezzo, il premium price. Prego. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Colognesi e sono un ericicoltore di Gualdo. Gualdo Porto Maggiore, Guardiera, zona Voghiera, meglio ferrarese. E innanzitutto è un onore essere qui tra voi. Mai avrei immaginato 5 anni fa, quando ho intrapreso questa attività, di essere ospite in una scuola e di poter partecipare ad un convegno così importante, perché ho la speranza che oggi si pongano le basi per un progetto importante, un progetto dal quale è nato tutta l'idea, e si chiama Polo dell'Elicicoltura. Polo dell'Elicoltura che si dovrebbe sviluppare tra le province di Ferrara, Modena e Mantova. Polo dell'Elicoltura, vengano toccati sia il settore primario, quindi
settore agricolo, nascita di nuovi allevamenti tramite la supervisione dell'Istituto Internazionale di Viticoltura, che è l'autorità, diciamo, più adatta, visto che è 40 anni che fa allevamenti in giro per il mondo. E poi il settore secondario, quello dell'industria, ovvero la necessità che nascano nuove tipologie di industria di trasformazione del prodotto, sia dal punto di vista gastronomico, e che vadano a occupare quelle realtà di mercato. In un'epoca di globalizzazione vi posso assicurare che ci sono ancora molte fette di mercato in giro per il mondo che possono essere occupate con questa tipologia di prodotto. Le faccio un esempio: nel 2009 ho avuto contatto con la Camera di Commercio di Ferrara, che praticamente mi ha organizzato un incontro con i responsabili dei desk degli Stati Uniti, quindi il responsabile della Camera di Commercio italo-americana a Washington e il responsabile della Camera di Commercio italo-emiratina di Dubai. Così, questa è stata una mia prova, perché fondamentalmente quando ho intrapreso questa attività l'idea era quella di creare questo allevamento sia dal punto di vista classico per uso gastronomico, sia per cercare di sviluppare un discorso tutto nuovo, che era ancora all'inizio, per uso cosmetico, dicendo che praticamente, tornando al discorso dell'uso cosmetico del secreto di chiocciola, io e altri miei due collaboratori, che sono il signor Enrico Passarelli, il perito elettromeccanico, l'ingegner Borghi, abbiamo pensato di sviluppare un macchinario automatizzato per la produzione di secreto. E praticamente attraverso questo macchinario, l'abbiamo brevettato, le lumache possono essere utilizzate più volte senza essere uccise, perché il problema fondamentale di tutta la questione è stata: come fanno queste aziende cosmetiche e farmaceutiche ad utilizzare il secreto di lumaca se materialmente non si capisce, ecco, si parla di raccolta in maniera passiva ma non c'è nessuna chiarezza in merito. Quindi noi ci siamo messi al lavoro, abbiamo creato questo macchinario, fortunatamente le richieste ci sono e speriamo che, ecco, questo macchinario possa essere sviluppato in zona, quindi quando dico in zona, provincia di Ferrara e provincia di Modena, e che possa anche questa diventare un'attività economica. La produzione. Poi concludo, tutto attorno a questo progetto abbiamo coinvolto il nostro amico di Fazia, il dottor Claudio Trappella, che gentilmente ha sponsorizzato e ha studiato, ci ha preso la briga, ecco, in maniera gratuita di aiutarci per adesso, e praticamente ha fatto uno studio sul secreto di lumaca, quindi partendo dagli studi effettuati in precedenza fino, diciamo, alle nuove scoperte, e abbiamo ottenuto che praticamente un prodotto puro pari al 99,8%. Possiamo dire che al mondo attualmente non c'è nulla, perché si parla solamente di un 80% scarso. Io concludo, lascio la parola a Claudio, che sicuramente avrà modo e maniera di spiegarvi queste nuove scoperte fatte e lo studio che continuerà comunque a fare, visto che abbiamo stabilito un rapporto di collaborazione. E grazie per adesso, dopo non lo so. Vi ringrazio e buona giornata a tutti. Se uno ha la capacità e il mestiere di farlo, però serve la scienza, ecco la scienza. Ma io faccio senza microfono, penso che mi sentiate comunque, no? Bene. Allora, niente, io mi chiamo Claudio Trappella, lavoro all'università, io sono un chimico di formazione e quindi non so niente di biologia, della chiocciola, di tutte queste cose qua. E quando Alessandro mi ha chiesto, ma possiamo analizzare il buco di lumaca? Per me è stata una richiesta un po' particolare, perché ho detto, ma certo, tutto si può analizzare. I chimici possono farlo senza problemi, cioè, però mi sembra una richiesta strana. Qual è
il motivo, cioè perché serve analizzare il gruppo di Lumaca. E allora così appunto, cercando un pochino in rete, guardando un po' di letteratura, mi sono accorto che effettivamente il gruppo di Lumaca è una sostanza molto utilizzata soprattutto in cosmesi, per adesso. Se pensate che le industrie cosmetiche hanno un fatturato quasi pari a quello delle industrie farmaceutiche, quindi si parla di miliardi e miliardi di dollari, diventa una cosa interessante. Ecco, allora chi è stato il primo, tra virgolette, a fare questa scoperta? È stato questo signore che si chiama Fernando Pascugnano, è un cileno. Lui allevava lumache, e questo è il prodotto di cui si parlava prima, che è l'elicina, che è questa crema a base di buco di lumaca. Se voi guardate, questa crema si vende a un sacco di soldi, cioè costa un sacco, e è una crema cosmetica, quindi sì, va benissimo, per carità, certo, però diciamo che il costo è veramente elevato. E lui si è accorto che appunto il buco di lumaca poteva fare bene. Come se ne è accorto? È stato bravo, perché circa 15 anni fa lui appunto aveva un sacco di dipendenti che raccoglievano le lumache per venderle come gastronomia, però si accorge che le sue dipendenti che raccolgono le lumache hanno le mani molto idratate, hanno delle mani molto belle, se si tagliano non hanno mai infezioni. Se si tagliano, la cicatrizzazione della ferita avviene in un tempo che è quasi un quarto di quello normale. E il suo, diciamo, la sua idea è stata quella: ma perché? Perché le altre dipendenti che lavorano, non so, che raccolgono le pere, quando si tagliano una mano, nel senso si graffiano così, fa infezione, non cicatrizza, o comunque segue un percorso normale, mentre tutte quelle che raccolgono le lumache non hanno questo effetto? E si è accorto che questo è stato dato, che questo effetto, diciamo, di cicatrizzazione è dato dalla bava di lumache. Ora, questa è un'evidenza, se vogliamo, sperimentale. Sul campo uno vede questa cosa, però, come sempre, prima di arrivare al commercio, bisogna che ci sia anche una spiegazione scientifica, o più o meno scientifica, di questo. Quindi il dottor Pascugnano in questi anni ha finanziato un sacco di studi sull'uso della bava di lumaca. Uno di questi, che è abbastanza recente, del 2010, è stato fatto dall'Università di Pavia, da una mia collega che lavora all'Università di Pavia. E adesso, a parte tutto il report, le cose varie, il prodotto è l'elicina, e questo, diciamo, è un esempio di antilume. Non so quanto renda bene, diciamo, sullo schermo, però se vedete, qui al tempo zero, cioè prima dell'utilizzo, si vedono queste serie di rughe, che sono le rughe degli occhi, questo qua è un occhio qua dietro, e qui molto meno, e un tempo di solo 2 mesi, questo utilizzando la crema tal quale, l'elicina. Cosa c'è da dire anche? L'elicina è la crema, dove dentro c'è la bava di lumaca, presa più o meno tal quale, quindi non ci sono purificazioni, non c'è niente, quindi se noi cerchiamo di avere un prodotto più puro, un prodotto migliore, si può anche pensare di usarlo non solo dal punto di vista cosmetico, ma dal punto di vista farmaceutico, dove la legislazione è molto più stringente per mettere in commercio qualcosa. Questo è un esempio, però ce ne sono altri. L'antirughe l'abbiamo visto, antiacne, vedete, questo è un effetto antiacne. Ora le mie colleghe, io lavoro con un sacco di donne all'università perché, non so, diciamo, fondamentalmente sono quasi tutte donne quelle che lavorano all'università, dicono: ah, ma qui è truccata negli occhi, faccio, però insomma si vede una bella differenza, secondo me. E questo, anche questo, è un tempo di trattamento di 2 settimane. Antismagliature contro le macchie della pelle, ovviamente, diciamo che antiacne e antismagliature può prendere in mezzo, diciamo, persone giovani, tra virgolette giovani, mentre antirughe, macchie della pelle e cicatrici anche persone un po' più anziane. Quindi questo è un prodotto che va bene, diciamo, dai 15 anni ai 90 anni. Ora, perché? Cioè, perché il buco di lumaca ha queste caratteristiche? Certo, la lumaca non fa il buco per noi, la lumaca fa il buco per se stessa. E perché questo buco di lumaca fa questo? Cioè, perché la lumaca lo produce? La lumaca lo produce proprio per come è strutturata biologicamente, cioè la lumaca cosa fa? Striscia per terra, sul terreno, con il suo
io lo chiamo piede, non so come si chiami, ma piede, con il suo piede. Ora vi rendete conto che è come se noi camminassimo sempre scalzi ovunque, quindi tagli, punture, qualsiasi cosa. E ora la lumaca ha sviluppato dal punto di vista evolutivo questo buco per due motivi essenziali. Uno è che deve stare attaccata anche in verticale, le lumache si arrampicano in varie posizioni, possono andare in verticale, possono fare quello che vogliono. Quindi questo buco, che è ricco di buco polisaccarico, ne giustifica essenzialmente le proprietà meccaniche, cioè la lumaca gli serve per potersi aggrappare. Ma altri composti della bava sono composti che praticamente evitano che la lumaca prenda infezioni da tali nel piede, quindi cicatrizzazione molto veloce, peptidi antibiotici. Qual è il problema? Che sì, è vero, noi sono stati fatti diversi studi sulla composizione, i primi sono degli anni, fine anni 50 e inizio anni 60, e l'allantoina, che è un derivato dell'urea un po' particolare, sembra essere uno dei composti più promettenti dal punto di vista come antiossidante e quant'altro. Ma questa, solo questa non spiega tutte queste proprietà. Quindi, composizione di aminoacidi, collagene e elastina, è quello che dovrebbe dirci perché la lumaca fa questo buco e ci dà queste proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti e antibiotiche. Ora vi faccio vedere, appunto, adesso non so se si vede bene in questa tabella, questo qua è il primo lavoro che ho trovato, cioè il primo lavoro scientifico in dentro. Cioè prima magari c'era gente che diceva ah, guarda, contiene questo, contiene quello, ma dal punto di vista della scienza, finché qualcuno non pubblica un lavoro su un giornale che sia riconosciuto, questo non è valido. Questo è il primo, è del 59, okay? Questa è la composizione della, diciamo, chiamata gelatina, snail gelatin, cioè la gelatina della lumaca. Ora, questa è una composizione semplicemente in aminoacidi. Qui avete una serie di aminoacidi, okay? E vi ho solo segnato alcuni che sono la glicina, che è molto, diciamo, importante come quantità nel buco di lumaca, la prolina, e qua sotto, che forse non vedete bene, acido glutamico e idrossiprolina. Questi sono gli aminoacidi che ci sono maggiormente, ok? Tutti questi quattro aminoacidi sono aminoacidi che facilitano la produzione di collagene. Il collagene è una proteina che è nella pelle e che, quando manca il collagene, viene la ruga, perché la pelle inizia a incresparsi. Il collagene è quella sostanza che, quando uno si taglia, inizia a formare lo strato per poi far crescere la cute sopra, quindi cicatrizzante. Quindi ha un sacco di proprietà. Questi quattro aminoacidi, diciamo, guarda caso, sono proprio i quattro più abbondanti e sono quelli che inducono questa produzione di collagene. E poi c'è l'allantoina, che è sicuramente un composto molto importante, e l'acido glicolico, e anche questo, l'acido glicolico, probabilmente lo sapete, c'è in molte creme, viene utilizzato tantissimo. Qual è il fatto, però? Secondo me questo non spiega tutte le proprietà. Il buco di lumaca è formato da tantissimi composti, ok? E le sue proprietà farmacologiche sono certo riconducibili in parte alla sua composizione chimica, aminoacidi, allantoine e quant'altro, ma non solo. Qui la differenza la fanno le piccole proteine e i piccoli peptidi. Sapete cosa sono? Le proteine sono tutto ciò che compone praticamente la parte biologica, il corpo, aminoacidi e quant'altro. Questo fa la differenza. Il problema qual è? Andare a fare un'analisi degli aminoacidi è relativamente semplice e relativamente poco costosa. Andare a fare un'analisi proteica sul buco di lumaca o su altre sostanze che possono essere presenti diventa una cosa diversa, un po' più costosa. Io, appunto, quando Alessandro mi ha chiamato e mi ha chiesto che analisi si potrebbero fare, ho pensato a due tipi di analisi che sono abbastanza comuni. Una è la spettroscopia infrarossa. Questa è un'analisi qualitativa dell'estratto di lumaca. Non mi dice quanta sostanza c'è, che cosa c'è di uno o dell'altro. Però dopo vedremo un grosso vantaggio. L'altra è una tecnica abbastanza nuova, che è la spettrometria di massa. Quindi l'analisi HPLC massa permette di caratterizzare in maniera molto fine tutti i composti. Quali sono i problemi di queste due tecniche? Ecco, questo è uno spettrometro infrarosso. È esattamente quello che io ho usato per fare le analisi che vi mostrerò adesso. Vedete, è molto semplice, c'è il suo computer, è molto piccolo, sembra una grossa stampante, e costa veramente poco, insomma, tra virgolette, 15.000 euro. Tutto è relativo, ovviamente. Questo non costa tantissimo.
5 a 15 mila euro. Cosa si fa con questo? Si vengono fuori questi spettri infrarossi. Allora questo che vi mostro qua è uno spettro infrarosso della bava di lumaca che mi hanno portato i ragazzi e mi hanno detto cosa c'è dentro. Ed è quello che proprio ho preso il campione e messo ad analizzare. Questo spettro non ci dà grosse informazioni, ci dice, ovviamente bisogna saperlo un po' leggere, però così fidatevi. C'è un sacco di acqua, questa è acqua. C'è qualcosa qui ma non si capisce in questo caso. E c'è questo picco qua che mi dice guarda è pieno di proteine, ma non so quanto. Ci sono tantissime pettine e tantissime proteine. Ora da qui non si capisce tanto e non è neanche indicativo fare un'analisi del genere. Però se adesso quando si legge tanto, io ho messo dopo trattamento, e questo trattamento è una cosa un po' particolare che fa il chimico, che non vi sto a spiegare perché altrimenti diventa lunga. È lo stesso composto di prima, però solo trattato in modo diverso. Vedete che adesso questo spettro ha molte più picchi, molte più bande. Più sono le bande, più io ho informazioni. Cioè posso dire, va bene, guarda che l'acqua ce n'è di meno di quella che io pensavo prima. Guarda che questi picchetti che prima non sapevi cos'erano, questi qua sono gli aminoacidi aromatici. La fenilalanina, la tirosina, il triptofano. E qua non c'è solo una banda, c'è una proteina, ma ce ne sono diverse. Le proteine che ha dentro, queste tre bande qui, sono tipiche dei legami amidici delle proteine e sono tre classi diverse. In più questa zona che si chiama delle impronte digitali mi permette di dire, oggi faccio l'analisi della bava di lumaca, è buona, cioè nel senso è una cosa che mi piace, tra la metto in commercio. Tra sei mesi rifaccio l'analisi, è uguale o è diversa? Questa è una tecnica che me lo dice subito, guarda è uguale oppure no, non è più nei parametri, non va bene, la devi scartare, la devi riprodurla. Questa è una tecnica veloce, non serve un chimico, perché cioè, basta anche un perito chimico, nel senso non è che serva una grande scienza, e il costo è veramente ridotto, 15.000 euro lo strumento, cioè, per un'azienda non è una cifra folle. Le cose diverse sono queste. Questo è uno spettro di una KPLC massa di ultima generazione. Vedete il costo? 380.000 euro. Quindi sicuramente molto più costoso di quello di prima. Ma ovviamente mi può dare molte più informazioni. Ora, noi abbiamo sia lo strumento di prima, fortunatamente anche questo ho comprato con un sacco di sacrifici all'università, però insomma ci abbiamo anche questo. Questo strumento qui, se io ci metto dentro la bava di lumaca, mi dà questo dato qua. Cosa dite? Non capiamo niente, ma neanche io. Qui non si capisce niente, è una miscela troppo complessa. Questi sono tutti pezzi di proteine, se vogliamo, ok? Che vanno analizzati uno a uno. Ogni singolo picchetto è una proteina diversa o un pezzo di proteina diversa. Qui io non posso capire, nessuno riuscirebbe a capirci qualcosa. Proviamo a fare il discorso di prima, proviamo a trattarlo, vedere come viene l'analisi successiva. Meglio, ma mica tanto. Vedete, alcuni di quei picchi che non si capiva niente spuntano, ma altri rimangono coperti. Cosa voglio dirvi con questo? Magari il peptide o la proteina che vi dà l'azione cicatrizzante è un picchettino piccolo, e questo qui, non questa roba qua. Quindi, questa è un'analisi importante, costosa, richiede due persone altamente specializzate per farla, però vi dà moltissime più informazioni. Qual è il problema? Prima di fare questa, io devo essere in grado di separare dal buco di lumaca tutti i componenti, o la maggior parte dei componenti. E questo me lo può fare solo una tecnica che si chiama cromatografia planare. Mi dispiace che oggi non c'è la dottoressa Bernardi, che è una delle massime esperte italiane di cromatografia planare, che viene però stasera alla conferenza. E questa tecnica ci permette di separare ogni singolo picchetto, è praticamente una o due proteine del mio estratto di lumaca. Questo noi non l'abbiamo ancora fatto, è una cosa ipotetica perché costa parecchio. Però se io riesco a separare questi picchetti e di ognuno torno indietro e vado a fare questo spettro, probabilmente ho solo un picco o due, molto più interpretabile. Insomma, morale, cosa voglio dirvi? Non ci sono tantissime tecniche analitiche che permettono di analizzare un sistema complesso come il muco di lumaco, come un estratto di una pianta, perché è troppo complicato dal punto di vista chimico. L'infrarosso, vantaggi, poco costoso, facilmente interpretabile, e utilizzabile anche da personale non esperto. Questo non è una cosa da poco, perché se io sono una ditta piccola, magari una ditta appunto
non un'industria. Devo poter dire, ok, io adesso produco ogni settimana 10 litri di bava di lumaca. Devo saper dire a chi me la compra qual è la sua bontà. Questa è una tecnica che mi permette di farlo in 10 minuti molto brevemente. Però la caratterizzazione è molto grossolana e necessita di un confronto. Devo dire, quella che faccio oggi è buonissima, quella che faccio tra un mese è uguale a questa ed è buonissima anche lei. Okay. Mentre la spettrometria di massa ha un'elevatissima risoluzione, vi dà sia la qualità che la quantità di miscele complesse. Lo svantaggio ovviamente è che è molto costosa, necessita di pretrattamento, leggersi cromatografia planare e serve del personale esperto. Ora, quali sono le prospettive? Le prospettive sono, avendo del buco di lumaca, noi possiamo pensare di collaborare come università, come dipartimento di scienze farmaceutiche, avere appunto un'analisi più dettagliata dei componenti per migliorare che cosa? Le proprietà dermocosmetiche, cioè cercare di dire arricchiamo questa bava in composti che siano più antirughe, più cicatrizzanti o contro le smagliature. E questa è una prospettiva. È ovvio che questa prospettiva va messa in conto una collaborazione con il Dipartimento di Dermatologia dell'azienda ospedaliera, a cui io do il mio estratto e loro mi valutano se è meglio, peggio, fa di più, fa di meno rispetto a quello che ha fatto finora. Tutto ciò in prospettiva molto molto lunga, possibilità di intervenire sulla lumaca per migliorarne la produzione e la composizione finale. Penso che tutti conosciate il termine biotecnologie. E le biotecnologie sono le scienze, la scienza che studia gli animali o le piante e cerca di, inserendo geni, di migliorarne le loro caratteristiche. Questa è vista bene e vista male, io non voglio entrare in questa ottica, nel senso che c'è chi dice che è bene, c'è chi dice che è male, non è una cosa che interessi a me. Però si può fare, si può migliorare un prodotto finale, questo ha una prospettiva molto lunga. Concludendo, perché non voglio rubarvi troppo tempo, il buco di lumaca si è dimostrato un prodotto naturale molto interessante dal punto di vista commerciale e con buonissime proprietà dermocosmetiche. La produzione del buco può essere effettuata senza danni per l'animale nel rispetto dell'ambiente, come abbiamo già detto, quindi con questa nuova tecnica di estrazione del buco non ci sono problemi. La caratterizzazione del chimica del buco richiede tecniche molto costose e personale specializzato che una piccola ditta o impresa agricola non può certo permettersi di acquistare uno strumento da 380.000 euro. Per questo, secondo me, le competenze che servono per capire questo sistema possono essere trovate all'interno dell'università, creando appunto un buon sinergismo tra pubblico e privato che aumenti la conoscenza, che è sempre una cosa buona, ma che faccia fare anche profitto a chi ci mette dei soldi. Grazie. E adesso creiamo le conclusioni. Quali sono le conclusioni che possiamo trarre o che tentiamo di trarre? Ah, è arrivato anche il professor Preti, vieni, prototipo, vieni qui con me. Quali sono le conclusioni, ammesso che possiamo trarre delle conclusioni? Abbiamo visto in questo piccolo viaggio, abbiamo avuto, spero, conoscenza di un mondo che conoscevate meno prima, vero? No? Di un soggetto che esiste da miliardi di anni, da milioni di anni. Esiste da milioni di anni, veniva utilizzato, ma oggi può essere un'attività economica da sviluppare. Il momento che stiamo attraversando è un momento interessante, ma è un momento di grande selezione. Poche aziende probabilmente, se non cambiano, saranno presenti fra 3 anni. Perché dico 3 anni? Perché nel giro di 3 anni abbiamo una serie di appuntamenti, compresi quelli ambientali, che saranno estremamente selettivi e favoriranno chi lo ha percepito e si è mosso e sfavoriranno chi non sarà in regola con questi requisiti. Oggi qui abbiamo sentito che qualcuno è stato attento a cogliere cosa è stato detto oggi. Se qualcuno vuole di fare, di sporcarsi le mani, di mettersi a lavorare, io credo che oggi sia stato dato un ottimo messaggio. L'agricoltura classe lo diciamo da tempo, non è più l'agricoltura storica, l'agricoltura non è più mais, non è più grano, non è più la pera, l'agricoltura è anche altre cose. Oggi
mi sembra che sia stato detto anche questo. Non è sufficiente, non è necessario avere grandi superfici. Qui si è parlato, un metro PLV di 45.000 euro, prendiamolo come virgolettato, ma 45.000 euro, ragazzi, è una cifra estremamente interessante, eh? Con 1.700, no, ho detto 1.700 ore, no? Lo sapete, sono le ore di risotto, sono le giornate lavorative, quindi diventano 225 giornate, vuol dire che ci dà il titolo di imprenditore agricolo. Arrivano più tasse, le cose strutturalmente importanti, si paga le tasse sulle attività, le reali non sono sulle attività. Quindi, quello che come scuola oggi abbiamo fatto una buona cosa, grazie a tutti i relatori perché avete dato un messaggio veramente positivo. Mi è piaciuto molto, dico come insegnante, che andremo poi a riprendere in aula, veramente vi ringrazio perché oggi avete dato un messaggio di fiducia, positivo. Però avete capito anche che nel lavoro ci vuole studio, ci vuole ricerche, ci vuole passione, ci vuole grinta, questi sono gli elementi che fanno il lavoro. Grazie a tutti.